sembra un paradosso, forse, perché probabilmente nella sera in cui la Juventus ha perso i primi due punti in campionato ha trovato l'anima juventina, perché una squadra così cattiva, così vogliosa di vincere in 10 contro 11 ha creato tantissimo, non si vedeva da un bel po' di tempo. È più soddisfatto per questo o è sempre arrabbiato per la mancata vittoria? No, dispiace sicuramente aver mancato i tre punti. Mi fa venire in mente i mancini delle prime uscite dall'allenatore della Lazio. Sai cos'è? Che non è credibile quello che dici, perché lei stai parlando di forza, di cattiveria, di cose. Cioè, vabbè. Va bene, non facciamogli sprecare parole, vi raccomando, concentrati. No, devo dire che sono soddisfatto per quello che hanno espresso i ragazzi in queste tre partite, non solo oggi, perché comunque penso che anche nelle altre partite si è visto un'anima, una squadra che comunque vuole fare la partita, non si vuole arrendere di fronte alle difficoltà. Oggi abbiamo avuto questa grossa difficoltà di giocare 50 minuti in 10 contro 11 e nonostante questo abbiamo subito un gol su calcio piazzato, non ci hanno praticamente tirato quasi mai in porta e abbiamo fallito tantissimo. Complimenti ragazzi, dispiace perché sono due punti sicuramente lasciati per strada, però il calcio lo conosciamo e andiamo avanti. L'ingenuità di Vucinic però è grossa, gli ha già detto qualcosa, glielo dirà dopo, insomma bisogna lavorare anche in questo, da un campione come lui non ci si aspetta un fallo nella tre quarti campo del Bologna, insomma non era un'azione pericolosa. Ma se il caldo diventa sempre molto difficile esprimere dei giudizi, anche perché poi si rischia di non essere freddi, no? Analizzeremo con i ragazzi quello che è andato bene, tante cose, quello che è andato male e cercheremo ecco, di trovare dei rimedi, dei miglioramenti, sapendo che questa è la strada giusta comunque. Ilaria. Conte, io ho dei dubbi, e lo dico da spettatore, nel senso che ci siamo interrogati sul regolamento, ci siamo interrogati su tante cose, proprio che riguardano gli episodi che hanno poi portato all'espulsione di Vucinic. Innanzitutto il primo giallo è il giallo che sì. Arriva per essersi messo un cestino in testa, che può essere apprezzato da qualcuno o deprecato da altri, però da manuale non c'è una sanzione per questo, nel senso non è un gesto irrispettoso, non è una cosa, non so, se lei ha avuto altre informazioni direttamente dall'arbitro e i suoi assistenti. Potrebbe essere eccesso di esultanza, però mi sembra che sia abbastanza, con tutte quelle che si vedono in giro, a me sembra che sia stato ammonito lì ragazzi. Però poi il secondo credo sia un rosso diretto. È un'ammonizione per proteste precedente a questo. Esatto. È stato ammonito per proteste su un fallo. Chiariamo questo episodio perché ce lo siamo rivisto più volte e non siamo riusciti a capire. Prego, Giovanni, visto che Conte è messo così. No, è stato ammonito per proteste Vucinic, la prima ammonizione è per proteste, poi è arrivata la seconda per quel fallo. Non è stato ammonito in occasione di quel gesto, peraltro anche abbastanza simpatico. Ecco. Qui è stato ammonito. Qui. Ah, ok. No, però si può questo dire una cosa forse, okay. Antonio. Che questo episodio, sì. L'episodio del gol preso, perché c'è una palla di De Ceglia che non la butta via in aria, Buffon fa una parata dal calcio d'angolo e viene il colpo di testa di Portanova sovrastato Chiellini. Allora si può dire che dal punto di vista del temperamento, della voglia di vincere, della Juventus, tutto bene, però magari ancora manca qualche cosa dal punto di vista proprio individuale. Sai Massimo, quando io predico umiltà, tranquillità nei giudizi, mi riferisco un po' a tutto. Noi abbiamo tanto da lavorare, abbiamo, ripeto, da far crescere tante situazioni, l'autostima, la consapevolezza dei propri mezzi su giocatori che in questi due anni praticamente sono stati deleteri. Quindi quando parlo di strada lunga che stiamo lavorando, mi riferisco un po' a tutto. Ultima domanda e anche ultime immagini, Billy Costacurta, abbiamo visto, c'è stato il gol che arriva su punizione, le proteste da parte degli avversari per la palla in movimento.
Perché Andrea, non so se l'hai vista in diretta oppure l'hai rivista, vedi che la palla è leggermente però in movimento, quindi probabilmente doveva essere da deve essere fermata l'azione, insomma, perché la palla non è ferma quando Andrea la tocca. Poi c'è l'arbitro che sta dicendo fischio io, rivedendo la cosa. No, quello non è proprio così, ma sarebbe lunga adesso a spiegare, perché l'arbitro deve vedere se passa troppo tempo dal momento che dà la punizione al momento, quindi a parte, lì non, a parte Massimo che l'arbitro non può dire fischio io. No, è il regolamento, però è quello che sta facendo quindi, rivedendo il labiale. Sì, ma non c'entra non niente. Tocca l'arbitro dire fischio io, ecco, no, non c'entra assolutamente niente. Sì. Secondo lei Conte la palla era in movimento? Ma guarda, sì, un pochettino si muove la palla. Ma rivederla in televisione è sempre più facile. Sì, è sempre più facile. Probabilmente lì non se n'era accorto nessuno, probabilmente. Se erano accorti gli avversari che protestano perché erano distratti, diciamo così. No, quello sì, però dico, al quindicesimo c'è anche un fuorigioco fischiato a Vucinic, che praticamente c'è Morleo che mantiene il nostro giocatore, sarebbe andato direttamente in porta, quindi sono sempre delle situazioni un po' particolari. Noi non siamo stati fortunati oggi, secondo me, al di là di questo episodio, così, però andiamo avanti, ripeto, sono fatte tante cose positive, abbiamo sbagliato in alcune situazioni in cui dobbiamo migliorare. Sì. Antonio, com'è stata la prestazione di Krasic, visto che si è parlato un po' in questi giorni di un esame per Krasic, come giudichi la sua prestazione? No, ma cioè nessun esame per nessuno, c'è solamente quando scendono in campo che devono cercare di dare il massimo, e io oggi sono contento della prestazione di Krasic, questo è fuori dubbio, però Krasic non è un giocatore sotto esame, così non è mai nessuno sotto esame con me, assolutamente ho una rosa di giocatori e in base alle circostanze, alla situazione scelgo le varie opzioni. Brodino caldo per Antonio Conte tra poco, quando avrà finito il giro degli impegni. Sì, e ancora ci rivediamo nel fine settimana. Grazie Conte, arrivederci.